Voglio commentare un articolo, questa volta brevemente, per questioni di tempo, che è stato pubblicato nel Sole 24 Ore Plus, un articolo di Alessandro Graziani, che è intitolato La Superlega delle top 15 banche europee fa utili come la sola JP Morgan. In pratica, in questo articolo si dice che se si sommano gli utili cumulati delle banche europee si arriva a 12,85 miliardi, se si so che praticamente è poco più degli 11,6 miliardi che sono stati prodotti dalla JP Morgan, quindi in pratica le banche europee sono piccole rispetto alle banche americane. Questo chiaramente l'autore parla di Superlega, la Superlega delle banche costituita da queste 15 principali banche, che hanno fatto nel primo trimestre 2021 12,5 miliardi di euro di profitti, appunto soltanto poco più di quello che è stato fatto negli Stati Uniti. Chiaramente c'è un cambiamento, diciamo, in tre voci di bilancio, ci sono più profitti da trading, c'è un aumento dei ricavi commissionali, una diminuzione delle rettifiche sui crediti. Allora, qui dobbiamo dire chiaramente, le banche da tempo, diciamo, non da adesso, hanno iniziato un processo che le ha portate sempre di più a ridurre la parte del credito commerciale e ad aumentare invece la parte relativa al credito, diciamo, fatto nei confronti di enti, istituzioni finanziarie, cioè, diciamo, quel margine che deriva da sostanzialmente attività non caratteristica, quindi attività extra caratteristica, che nel caso delle banche appunto consiste nel fatto di investire all'interno dei titoli di Stato, dei titoli o fare speculazione finanziaria o fare shadow banking system e tutte queste attività. Queste attività sono molto molto profittevoli, molto più profittevoli delle normali attività che si svolgono con i crediti commerciali o con i crediti alle famiglie o con i crediti al consumo, con i mutui, e quindi le banche ne traggono un enorme profitto e hanno enormi incentivi a fare questo tipo di attività bancaria. Chiaramente questo è stato un buon periodo per le banche, anche perché molti sono, anche perché i consumi sono stati depressi e quindi sostanzialmente c'è stato un aumento del risparmio e il risparmio ha aumentato la capacità da parte delle banche di operare nelle loro attività. Chiaramente, diciamo, c'è un problema di dimensioni del sistema bancario europeo. Qua si parla, diciamo, del fatto che JP Morgan da sola fa come praticamente quindi le 15 più grandi banche italiane, e qui però c'è un errore di fondo, diciamo, in queste politiche economiche. Ci sono in realtà due, almeno due errori. Il sistema bancario europeo viene considerato un sistema bancocentrico. Il sistema americano viene considerato un sistema mercatocentrico, cioè basato sui mercati finanziari. Però poi alla fine noi vediamo che i sistemi mercatocentrici fanno bene alle banche, mentre i sistemi bancocentrici fanno male sia alle banche che ai mercati. Quindi, diciamo, evidentemente nel fatto che gli europei vedono una contraddizione tra il sistema bancario e il sistema dei mercati finanziari, c'è un problema. Perché questa contraddizione a lunga ha un impatto negativo sulle banche, oltre che sui mercati finanziari. Quindi, diciamo, quello che l'autore dice in questo articolo è il fatto che bisogna agire, l'Unione Europea deve agire con l'Unione Bancaria, con questi cambiamenti di regole. Sì, va bene, l'Unione Bancaria, il cambiamento di regole, va bene. Però questo è un problema perché l'autore continua, diciamo, a proporre un modello di Europa basato sulla banca, bancocentrico, che non funziona se si vuole accettare la sfida globale. Cioè le banche americane, cioè, il punto è questo, che non si riesce a intendere, diciamo, questo elemento. Non è che quando le aziende dell'high tech vanno nel mercato finanziario, non è che queste aziende vengono quotate, da chi vengono quotate? Vengono quotate dalle banche. Quando Facebook è entrato in borsa, si è fatta quotare dalle banche. Quindi ci sono tutta una serie di attività che le banche fanno quando le aziende vanno nelle borse, che anche quelle sono un'area di profitto. Poi le banche devono garantire dei crediti ai vari trader affinché questi possano fare le loro attività nei confronti dei vari mercati finanziari, anche questo è profitto.
Quindi il fatto di creare una contrapposizione tra sistema di mercato finanziario e un sistema bancocentrico alla lunga non soltanto danneggia il mercato finanziario, quindi le imprese, quindi le famiglie, quindi i cittadini, quindi i consumatori, quindi anche gli stati, e alla lunga finisce per danneggiare anche le banche, semplicemente per il fatto che le banche hanno meno occasioni di profitto. Insomma, portare un'azienda alla quotazione in borsa è un'operazione profittevole per una banca. Se i mercati finanziari sono deboli, se i mercati finanziari sono controllati, se non ci sono, diciamo, queste aspettative da parte degli imprenditori di andare in borsa, le banche perdono profitto. Inoltre, ovviamente un'impresa che va in borsa è un'impresa che tende a crescere, che tende a sviluppare una propria area di business, tende ad assumere persone, quindi tende ad avere un impatto macroeconomico o un impatto positivo in senso ampio sull'economia. Quindi, alla fine, questo vantaggio si potrebbe esprimere anche in termini economici. Quindi il problema non è che si faccia l'unione bancaria, perché l'unione bancaria prima o poi si farà. Il problema è che l'unione bancaria non basta, e che se si vuole potenziare le banche bisogna potenziare i mercati finanziari e fare in modo che i mercati finanziari e le banche insieme crescano. Perché se questi valori possono sembrare, diciamo, importanti per l'Unione Europea, diciamo, quando poi si va nel mondo asiatico, diciamo, dove i numeri sono ben altri, ci si rende conto che le banche europee non sono sufficientemente adeguate ad affrontare le sfide globali. E non è un fatto quello a cui l'autore parla di una serie di aggregazione tra Deutsche Bank, Commerzbank, Caixa, Banca, Bankia, parla di un'aggregazione in Spagna, si parla tra BBVA e Banco Sabadell, si parla anche di una creazione in Italia di altri due poli che siano concorrenti a Banca Intesa San Paolo. Va bene, tutte queste cose vanno bene, però il punto è che il processo di concentrazione del sistema bancario, che è un fenomeno di lungo periodo e che certamente continuerà, e rispetto al quale l'antitrust dovrà, diciamo, come dire, rassegnarsi, mettersi l'anima in pace, perché diciamo, la concentrazione del settore bancario è un fenomeno globale che esiste in tutte le parti. Sostanzialmente il mercato bancario non è un mercato concorrenziale, è un mercato tendenzialmente oligopolistico, come settore farmaceutico, come settore dei trasporti. Quindi l'antitrust europeo deve intendere che se ci sono dei mercati che sono oligopolistici è inutile andare a fare le attività antitrust sulla difesa del mercato, la concorrenza e così via, perché non ha senso, perché quel mercato è un mercato sostanzialmente oligopolistico, è un mercato sostanzialmente controllato. Quindi diciamo, l'antitrust deve cambiare il suo punto di riferimento per difendere l'Europa. Cioè, il punto è che se si vuole difendere il consumatore europeo bisogna fare in modo che in Europa ci siano delle aziende che siano almeno grandi quanto sono grandi le aziende americane, quanto sono grandi le aziende asiatiche. Perché altrimenti la piccola Europa, con le sue piccole imprese, con le sue piccole banche, avrà un piccolo ruolo nel sistema globale. E allora, diciamo, qui ecco il duplice problema. Da un lato c'è bisogno che gli europei cambino il loro punto di vista sui mercati finanziari, che i mercati finanziari non siano visti più come un problema. Bisogna intendere che il sistema finanziario funziona con i mercati finanziari e le banche. Banche e mercati finanziari crescono insieme, come è stato dimostrato dall'economia statunitense. Non c'è nessuna contraddizione tra un sistema mercatocentrico e un sistema bancocentrico, perché poi alla fine mercati finanziari e banche crescono insieme. Al contrario, un sistema bancocentrico è un problema, perché il sistema bancocentrico alla fine produce banche piccole, che non sono paragonabili a quelle americane, e produce e manca anche di produrre un mercato finanziario. Quindi alla fine è un doppio problema. E poi c'è la questione dell'antitrust, un fatto politico. Qui c'è un fatto politico, e qui c'è una incapacità, diciamo, strutturale diciamo, dei politici europei a comprendere queste vicende. Cioè,
L'antitrust, i mercati concorrenziali, voglio dire, ma il settore bancario può essere un mercato veramente concorrenziale? Non lo sarà mai. Il mercato bancario non è un mercato concorrenziale da nessuna parte. Non esistono mercati concorrenziali nel settore bancario, da nessun paese del mondo esistono mercati concorrenziali nel settore bancario. Quindi che l'antitrust vada a diciamo, impedire la fusione di Tizio con Caio per questione di antitrust è sbagliato, è completamente, diciamo, teoricamente sbagliato, è diciamo, empiricamente sbagliato. Un'altra cosa è dire che ci sono i diritti dei consumatori. Un'altra cosa è dire che le banche devono fare i tassi di interesse bassi, che devono fare il credito al consumo basso, quella è un'altra cosa che riguarda non l'antitrust, riguarda il diritto del consumatore all'accesso al credito in Europa, che è un'altra cosa. Quindi l'antitrust non deve, diciamo, farsi carico di un'attività che non gli compete, che è la difesa dei diritti dei consumatori. L'antitrust deve semplicemente domandarsi se il size delle aziende europee è sufficiente, è sufficientemente in linea con quelle che sono le dimensioni globali. E poi basta con questa contrapposizione tra mercati finanziari e banche. Gli americani ci dimostrano che mercati finanziari e banche possono crescere insieme, e quindi anche gli europei, diciamo, si facciano una revisione su questo punto di vista. Insomma, non basta con questa contrapposizione tra bancocentrismo e mercato finanziario, mercati finanziari, perché questa contrapposizione ha fatto danni soltanto al sistema bancario europeo e soltanto alle imprese europee che, avendo, che hanno, non hanno avuto la possibilità di accedere al mercato finanziario. Più connessione tra banche e mercati finanziari in Europa e un antitrust che comprenda che i mercati bancari e in generale ci sono alcuni mercati che sono oligopolistici o sono monopolistici nella loro natura.